come i medici dell'ospedale per le patologie infettive fuggono dinanzi alle richieste dei pazienti. Il governo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, mentre sono giorni che non tocco un soldo. Mi hai detto non toccare più un soldo. Sì, siediti, adesso ti spiego. Lo sai che scoperta geniale ho fatto? C'è una cosa in comune tra la massa degli ammalati e la malattia. Intacca soltanto la gente ricca. Sì, questo virus ha una strana origine. Non prende i precari, i proletari, i rivoluzionari, i praticanti, gli emigranti, gli studenti, gli intelligenti, gli inoccupati, i disoccupati, i cassa integrati. Non prende gli artisti, non prende, non prenderà mai gli artisti questa malattia. E sai perché? Perché? Perché non entrano e non entreranno mai in contatto diretto con il denaro, capisci? No, non capisco. Dov'è la tua scoperta? Allora, dopo aver esaminato le prove, mi sono reso conto della provenienza sociale di tutti gli infettati. Anche se i sintomi cambiano da caso a caso, alla fine la malattia è sempre quella. E ciò che cambia è la forma, non cambia la sostanza. Come te lo devo spiegare? Non lo so. Allora, mettiamo che abbiamo un africano, un indiano, un europeo e un asiatico, no? Mettiamo che fossero fratelli. Che cosa hanno in comune tra di loro tutte queste persone? Ma secondo me niente. Ma no! La scoperta geniale. Sono tutti quanti esseri umani. Ah, questa sarebbe la scoperta geniale. Scoprire che tutti gli esseri umani appartengono alla razza umana, Dimitri. No, cara, che tutti i virus della stessa malattia appartengono alla stessa razza. Andiamo la fa. Bruciamo tutti i soldi. Andiamo in un campo di quarantena, banchieri, doganieri, malavitosi. E sbattiamo i politici in montagna, lontano da tutti. Questa è la prova che questo paese è maledetto. E poi tu spiegami che figure ci faccio io se chiudo nello stesso campo di quarantena un politico e un mafioso. Ci chiudiamo in campi diversi, in montagne diverse. San Gennaro piacerà ma forse. È l'idea che rimane impressa nella testa delle persone. È l'idea, non l'atto di forza. Ora tu devi sacrificare per tutti. Tu devi diventare un eroe. Un eroe. Tra 10 anni i tuoi figli parleranno di te e diranno: quello mio padre era un eroe. Un eroe. Non puoi perdere questa occasione per dimostrargli che basta sei tu. E voi? E voi come farete se la moneta è già infetta? Bisogna prevenire. Se no sarà il peggio, non bisogna perdere tempo. Noi dobbiamo solo guadagnare un po' di tempo, poi i nostri scienziati troveranno un vaccino. Mi dispiace che quando troveranno il vaccino tu non ci sarai. Però comunque guarda, i soci ti mandano un caro abbraccio, un bacio e mi dicono che saranno tutti presenti al tuo funerale clandestino. Il funerale clandestino? Ma voi siete pazzi? Voi mi volete far morire da solo? È un cane, io non voglio i vostri medici, io voglio quel medico non può venire, quello va a scoppiare uno scandalo. Ma fatelo scoppiare lo scandalo! Ormai è troppo tardi. Faccia l'arma su. Bene signori. Abbiamo ascoltato le testimonianze dei signori qui presenti. Dichiaro che il professor Dimitri Calugnatis potrà essere libero solo se accetterà di sottoporsi alle cure mediche presso l'ospedale del professore qui presente. In caso contrario, saremo costretti a rinchiuderlo nell'ospedale psichiatrico del carcere per un periodo di tempo non determinato finché non smetterà di pensare all'epatite K. Potete guardare tutti quanti come siamo stati oggettivi nella nostra dichiarazione. Bene, io ho terminato, do la parola al professore. Prego. Io volevo... No. Nessuno può credere le parole che avete detto, nessuno. Loro, piuttosto, loro devono dire quanti milioni, quanti miliardi di euro. Ditelo, per montare questo... Che io faccio questo lavoro per passione, sì. Per passione, per amore del popolo, amore dei soldi e della mafia. I veri mafiosi siete voi. Basta, ci abbiamo i dossier. E pure io ci do i dossier. Vecchio, avanti popolo, a
alla riscossa, bandiera rossa, faccia nera della vicina. Professore ha diritto di dire la sua. Prego. E silenzio. Adesso seduti tutti quanti, perché tocca a me parlare. Io ammetto, signor giudice, forse di essere stato un po' ingenuo a credere che la verità sulla malattia che io avevo scoperto potesse appartenere al popolo. Perché qui, in questo processo, mi sono reso conto di un'altra verità che ha battuto la mia e che ha considerato me un pericolo pubblico. Un pericolo in grado di destabilizzare la società, di distruggere il denaro come concetto, intendo. Ecco perché lei, signor giudice, ha condotto un processo soltanto in apparenza scientifico. Dichiaro, e non voglio slanci emotivi, che il professor Dimitri Calugnatis sia condannato! Bene chi sta male, e se c'avete un mal di dente, è arrivato il presidente. Presidente, come sta il nostro famoso medico? Ma come vi siete permessi di legarlo? Ma dottor Dimitri, ah, dottor Dimitri, sono fiero di avere la sua stessa nazionalità. Certo, la malattia ha passato i nostri confini, Tutto il mondo ha gli occhi verso di noi. Ma noi abbiamo trovato le soluzioni. Viva il Presidente! Sempre il Presidente! Bene, bene. Allora non rimane che stare alle mie condizioni. Ma come mai, dottor Dimitri, come mai abbiamo sottovalutato un medico di tanta intelligenza? Come mai? Ci siamo permessi questo lusso! La gente ha sbagliato! Io, ripeto, darò il vaccino a queste condizioni perché voglio che siano puniti i responsabili. Voi dovete consegnare il vaccino in nome del popolo, senza condizioni. In nome del popolo io consegnerò il vaccino alle mie condizioni. Lei sta diventando una sciagura per il nostro paese. Deve consegnare il vaccino senza condizioni. Oh popolo, vi invito a dare la pena massima a questo essere che non merita di essere parte della nostra società. Criminale!